cosa si è fatta. Il mio amico Luciano De Crescenzo, non dite che io ho presentato il libro, sì, di Maurizio Molinari, perché lui sono 30 anni che mi chiede di presentare un libro suo, e io, siccome insomma con la sua filosofia ho masticato proprio, poi tutto, ma non lo faccio mai, anche perché lo fa egregiamente lui stesso. Allora adesso veniamo invece a questo libro interessantissimo, per il quale ho sofferto di invidia, perché io mi piccavo di conoscere un po' New York e gli italiani di New York, perché bazzico questa, la grande mela, così si chiama, da molti molti anni. Ma avendo letto tutto il libro mi sono accorto che ho delle lacune paurose e che moltissimi dei personaggi che Maurizio Molinari, importantissimi, ha avvicinato, io non li conosco. Qualche altro personaggio addirittura l'ho sottovalutato, come quello che Teresa eccetera, e quindi sono molto invidioso della sua conoscenza straordinaria degli italiani che vivono a New York, che per la verità mi hanno sempre affascinato, come mi hanno sempre affascinato, poi dopo tocca, tutti quelli che sono figli dei nostri emigranti. Io ho visto partire gli emigranti da Napoli, perché sono molto più vecchio di Maurizio Molinari, e sono rimasto scioccato dai bastimenti che partivano con quei riti drammatici che erano il filo di spago che si tenevano, quello che partiva e quello dalla banchina, con la musica ad alto volume che doveva essere allegra, ma non ho mai sentito una musica più triste. Allora, alla fine anni 50, anni 60, si pensava che andare in America è come morire, così quelli... E poi è andata lì la parte più povera della popolazione italiana, quella che aveva proprio bisogno di mangiare dopo la guerra, che aveva fame, e quindi quella parte lì ha contribuito, attraverso le generazioni, a rendere grande gli Stati Uniti d'America, quell'Italia lì, quegli italiani lì, i figli, i nipoti adesso. Quindi è una epopea straordinaria che secondo me non è stata neanche debitamente valorizzata dalle autorità italiane. Ogni tanto va qualcuno a fare il discorsetto, ma praticamente l'attaccamento che hanno gli italoamericani e di New York anche in particolare col nostro paese è un attaccamento molto speciale, che andrebbe premiato con qualche cosa di più che non dei semplici discorsi. Adesso tocca allo scrittore. Il libro è una bibbia di storie. Io sono molto contento che Renzo sia qui, anche per chiedergliene di aggiungere qualcuna in più, qualcuna sua. Renzo Ebro è uno degli italiani di New York, una delle ballerine di Broadway, che racconto nel libro, che lei è diventata ballerina guardando i genitori che danzavano il venerdì sera e il sabato sera a casa, e quindi ha sviluppato questa vocazione. Quando eravamo a cena al caffè di Luxembourg, fra i nomi che mi ha fatto c'è stato quello di Renzo Ebro. E poi ci sono tante storie, i preti missionari a New York che vanno di strada in strada a parlare con la gente, che professano la necessità della fine del celibato per i preti, che raccontano la necessità delle donne prete, il cattolicesimo militante a Brooklyn, Bensonhurst, gli italiani che per amore dei propri figli trasformano le loro case in Disneyland alla fine dell'anno, le due bandiere, la bandiera americana e la bandiera italiana, sempre assieme ovunque, perché l'orgoglio di essere italiani fa parte della propria identità americana, l'idea che ognuno possa avere più bandiere, più fedeltà, più identità. A New York ci sono migliaia di italiani che vivono in maniera illegale, quindi rischiano di essere deportati, non possono andare in un ospedale se si fanno male a un piede, perché vengono arrestati. Sono ragazzi giovani, molto spesso molto giovani, che sono arrivati in cerca di lavoro e dopo, quando scade il visto di 90 giorni, non hanno più documenti, continuano a lavorare. In molti casi ci sono dei drammi umani, perché hanno un lutto, una grande gioia in Italia alla quale non possono partecipare. Chi è che si occupa di loro? Questo prete, che si chiama Ronald Marino, che passa la sua giornata metà in mezzo a loro, ascoltandoli, parlando con loro, e metà in mezzo ai cinesi, perché l'altra storia è che la comunità cattolica emergente a New York sono i cinesi, ma i cinesi cattolici di New York seguono
quando si accoppia la generosità italiana, il carattere italiano, la bontà italiana, la gratitudine, la disponibilità di cui si diceva italiani, con l'operosità e l'atmosfera di New York, che è una città molto particolare, perché io bazzico anche, ho bazzicato anche altre città del Nord America, ma arrivare a New York da un'altra città è come subire una scossa elettrica, c'è effettivamente una vivacità, una operosità, sarà l'aria, sarà che la rende veramente una città più, come a Napoli si dice, scetata, sveglia, più sveglia delle altre città americane, più dinamica, non puoi non correre lì a New York. Allora quando tu unisci queste qualità con le qualità appunto ereditate dalla nostra cultura, dal nostro carattere eccetera, che appunto costruisci come stanno costruendo gli italoamericani adesso di nuovissima generazione, queste cose, queste iniziative meravigliose.